Buongiorno ragazzi e poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Juventus-Cagliari. Allora, domani questa partita non accetto pareggi o perdite. Accetto vittoria soltanto. Perché domani questa partita è da vincere. Perché se non sappiamo battere la Lazio al 90esimo ci facciamo beffare in quel modo. Più che altro scandaloso domani questa partita, c'è solo da vincerla, perché se non vinciamo questa partita contro il Cagliari in casa c'è da vergognarsi, perché seriamente non lo so come abbiamo fatto a pareggiare contro la Lazio in quel modo quando abbiamo giocato benissimo tutta la partita. Io non lo so, comunque io penso domani che vinceremo lo stesso, riusciremo a vincere questo campionato, perché il decimo campionato comunque è bello vincere 10 campionati, ma ci vuole pure lo sforzo, ci vuole la grinta, ci vuole tutto quello che c'è per sfruttare questo campionato. Dobbiamo vincerlo e se vogliamo vincere questa partita dobbiamo mettere i nostri giocatori migliori. Comunque, io penso che finisca 3-0 Juve, penso che segni Kulusevski, Cuadrado e Ronaldo. Come si fa giù i vostri commenti su come finirà questa partita, finalmente è tornata la Juve dopo l'International Break, perché esattamente l'International Break, ok, l'Italia si è qualificata alle top 4 di Nations League, ma comunque è una rottura, seriamente una rottura vedere le altre nazioni che giocano e poi niente, è meglio il campionato a un certo punto di vista, qua non gioca l'Italia però è bello, ma comunque finalmente è finito, adesso giocheremo contro il Cagliari, cerchiamo di vincere questa partita, il Cagliari se vuole può farci magia, ha fatto male 2-0 a casa loro, ma domani fortunatamente giochiamo in casa, quindi non dovrebbe essere un problema. Quindi niente, cerchiamo di vincere, voglio che vinciamo, la Juve quando vuole può farcela, io spero che vinciamo. Secondo me il Cagliari può farci male, penso di sì, penso di sì. Un pareggetto così può strapparcelo, ma pensiamo positivi. Comunque, dopo questa partita qua teniamo il Ferencvaros in Champions League, poi un'altra partita e poi il Dinamo Kiev e poi l'ultima partita a dicembre a Barcellona, quindi delle partite d'acciaio che stanno arrivando, ecco perché dobbiamo vincere, perché se non battiamo il Cagliari domani dobbiamo giocare contro la Roma e il Napoli, mi pare che dobbiamo affrontare il Napoli tra un paio di settimane, no, la Roma tra un paio di settimane, no, non mi ricordo, ma mi pare che era la Fiorentina o qualcosa tra un paio di settimane, quindi questa partita è da vincere se vogliamo ottenere le nostre speranze del primo posto. Comunque il video si chiude qui, grazie per aver guardato, porci sempre, vinceremo 3-0, speriamo di farlo perché sarà bellissimo vincere 3-0 in casa, tornati i 3 punti, c'è De Ligt, finalmente c'è De Ligt e giocherà domani, speriamo che faccia qualcosa, segna anche un piccolo golletto, ma sarà a vedere. Ciao, poi ci vediamo sempre.